pensa e so spera di recuperare quantomeno Maiello? Ma io credo che ci siano buone probabilità di recuperare per la panchina anche Crivello e Soddimo. Non voglio essere troppo ottimista, perché comunque ci saranno ancora diversi giorni per valutare questo, però per come li ho visti lavorare in questi due giorni, non è detto che Crivello e Soddimo possano far parte della convocazione anche per poter essere utilizzati magari anche per uno scampolo di partita. Viste la sostituzione di Gori, è venuta perché? La sostituzione di Gori è venuta perché avevo bisogno di un giocatore fresco in campo, che mi desse un po' di fisicità, perché lo vedevo stanco e quindi... Non perché era già ammonito? No, perché? Perché ha rischiato di prendere il secondo giallo e Ma no, non ha rischiato di prendere il secondo giallo perché Nasca, secondo me, è stato bravissimo, perché ha utilizzato il metro di giudizio di questa partita per tutti i giocatori. Se ci avete fatto caso, nel primo tempo due o tre giocatori dell'Entella dovevano essere ammoniti, non lo sono stati. Sul calcio di rigore non ha ammonito il giocatore dell'Entella, che sta calciando in porta, quindi Dionisi è davanti al portiere. Quindi ha tenuto un metro Nasca, secondo me, dove ha fatto vedere la sua esperienza, la sua bravura, perché ha mantenuto un profilo uguale per tutti, per l'Entella e per il Frosinone. Quindi Mirko Gori, che era al secondo fallo e non ha fatto niente di che, perché non poteva togliersi in quel fatto, in quel frangente, secondo me non andava ammonito. L'ho visto stanco e l'ho sostituito. Mister, gli ho sempre chiesto, insomma, ai giocatori nel momento più difficile di questa stagione che tipo di atteggiamento avevano uno spogliatore. Ora vi chiedo cosa ha detto lei ai giocatori e che atteggiamento avevano dopo questa vittoria così bella e importante. Prima o dopo la partita? Ma guarda, io dopo la partita non ho detto nulla, perché sono in una condizione dove so di allenare un gruppo intelligente, dove non c'è bisogno di sottolineare il fatto che questa partita la reputiamo un grande passo avanti, ma una partita che non ci dà niente, non ci fa festeggiare niente, non ci dà ancora raggiungimento di nulla. Quindi abbiamo bisogno di andare avanti concentrati. Loro per primi lo sanno, anche perché per arrivare qua abbiamo sofferto, abbiamo passato anche momenti difficili, non è stata una camminata vedi Empoli, no? Quindi abbiamo avuto anche quei momenti che ti fanno capire che la possibilità di incepparsi è dietro l'angolo. Quindi in questo sappiamo che non ci rimane sempre che lavorare al massimo, mantenere un profilo umile ed equilibrato, perché per ottenere comunque questi risultati bisogna anche a volte passare dalla sofferenza. Ultima per me, se posso, è chiaro che tanti tifosi di oggi erano euforici come tutti quelli che erano a casa. Credo che lei debba dire qualcosa anche a loro, è sempre fatto per questo. Ma innanzitutto io li ringrazio, perché oggi con la loro presenza è come se questa partita l'avessimo giocata in casa, perché hanno dato un supporto incredibile, una spinta incredibile alla nostra squadra, perché il calore che ci hanno trasmesso comunque ci ha fatto sentire sicuramente come fossimo in casa, o comunque meno in trasferta possibile. Quindi loro vanno solo che ringraziati. I tifosi sognano ed è giusto che sognino, perché da tifoso bisogna sognare, bisogna sempre pretendere il massimo. Noi dobbiamo mantenere invece lucidità e freddezza, perché sappiamo che il nostro sogno invece lo raggiungeremo solo con queste caratteristiche. Profilo basso fino alla fine, per forza. Vediamo, perché forse c'è qualcuno che no, sta no. Esagerando. Forse così. Non dobbiamo fare solo l'errore di pensare di aver vinto il campionato oggi, perché c'è una partita difficile da affrontare, dove l'affronteremo con la convinzione giusta, ma non dobbiamo solo fare quell'errore lì. Grazie mister. Grazie a voi. Grazie a voi.